Ben ritrovati, gentili telespettatori, per il notiziario regionale del Friuli Venezia Giulia. Andiamo con il primo servizio a Palmanova per segnalare l'ennesima attività di maltrattamento e parliamo di animali trovati chiusi nelle gabbie, 14 cuccioli che erano senza cibo e acqua. Vediamo. Stipati in quattro gabbie senza cibo né acqua. 14 cuccioli di cane appartenenti alle razze Bulldog e Carlino sono stati messi in salvo dalla Polizia Stradale di Palmanova durante uno svolgimento dell'ordinaria attività di vigilanza lungo proprio l'autostrada A4. La pattuglia ha notato all'interno dell'area di servizio Gonars Nord la presenza di tre persone accanto ad un SUV con targa bulgara. Gli agenti, sottoposti tre ai normali controlli di routine, hanno notato da parte degli stessi un certo nervosismo. Hanno esteso così il controllo anche al veicolo con cui erano giunti. Nel bagagliaio del mezzo hanno rinvenuto i cuccioli diretti verso la Spagna. Con l'ausilio del servizio veterinario dell'azienda sanitaria Isontina Bassa Friulana di Palmanova, è stato accertato che i cagnolini, seppure in buona salute, avevano non più di 2 mesi di età ed erano trasportati in modo non idoneo per un lungo viaggio prospettato. Non erano nemmeno in possesso di microchip né della documentazione conforme alle norme vigenti. Gli animali sono stati quindi posti sotto sequestro e affidati alle cure di un allevamento locale. Anche il mezzo è stato sequestrato e il conducente invece è stato denunciato per maltrattamento di animali. È stato anche sanzionato sotto il profilo amministrativo da parte dell'ente sanitario che è intervenuto. È incredula Cinzia Sina, una delle titolari di Autosystem, che guarda attonita la struttura che va a fuoco. Segue le operazioni di spegnimento e successivamente di raffreddamento a debita distanza. Si sa soltanto che la sede dell'autonoleggio è stata interessata ad un violento incendio partito probabilmente da un deposito di gomme situato nella parte retrostante. Il momento è drammatico, i danni sarebbero pari ad alcune centinaia di migliaia di euro. Ero appena tornata dalla pausa pranzo con mia figlia, racconta Cinzia Sina, quando all'improvviso ho visto un dipendente uscire di scatto con il telefono cellulare già vicino all'orecchio. Ho capito che era successo qualcosa. Mi ha riferito di essere entrato e all'improvviso di aver sentito qualcosa che scricchiolava. Ha alzato lo sguardo e ha visto del fumo. Andiamo adesso con il prossimo servizio a Trieste. Da 30 anni in città, ma era ricercato in maniera internazionale per falso monetario. Vediamo. Residente in città da oltre 30 anni, ma destinatario dal 2014 di un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità della Repubblica di Bosnia e Erzegovina per il reato di falso monetario. Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Trieste ha controllato una berlina scura che stava transitando nei pressi dell'ippodromo. A bordo del veicolo vi era proprio il ricercato, nato in Bosnia e Erzegovina, ma residente proprio a Trieste da oltre 30 anni. Nel corso dei successivi accertamenti, che sono stati condotti con l'ausilio della sala operativa del 118 e dell'Interpol tramite del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, è emerso che il soggetto risultava coinvolto in vicende penali radicate nel paese balcanico per il reato di contraffazione monetaria, commesso ancora nel 2006 e punito proprio in quel paese con la pena di 10 anni di reclusione. Così, dopo aver proceduto alle operazioni di fotosegnalamento, il cittadino è stato arrestato e poi trasferito in carcere, dove resterà in stato di detenzione a disposizione del presidente della Corte di Appello, in attesa delle procedure di estradizione da parte dell'autorità giudiziaria estera che ne ha richiesto la stessa cattura. E parliamo adesso di Francesco, ha conquistato il diploma e si è da poco messo in tasca anche la patente. La determinazione di Francesco Polesello, 21enne con sindrome di Down, sembra proprio non conoscere confini. Abita con la famiglia a Brugnera, in provincia di Pordenone, ma da anni frequenta la Marca. La passione per la cucina l'ha portato a studiare all'Alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto, sezione Enogastronomia. Qui l'estate scorsa ha superato l'esame di maturità con il voto di 82 su 100. Non si tratta dell'attestato che viene spesso rilasciato a studenti con disabilità. Francesco, pur sopportato, ha seguito il normale percorso di studi fino a conquistare il diploma e adesso punta addirittura all'università. E ci spostiamo adesso a Udine per parlare di una categoria, quella dei fioristi decimati dalla crisi. Vediamo.
Gli anni della crisi economica hanno messo in ginocchio anche i fioristi e il 40% dei negozi al dettaglio in provincia di Udine ha chiuso i battenti. Se non ci sono soldi, ha detto Valentino Marchetti, associato a Confcommercio e negoziante di fiori a San Daniele del Friuli, le famiglie pensano prima a pagare l'affitto, le bollette e l'assicurazione, se ce la fanno, e poi pensano ai beni che non sono di prima necessità. Il fiore e la pianta, pur bellissimi, non rientrano tra i beni indispensabili e quindi il calo negli acquisti si è sentito, e come negli anni della recessione. Hanno chiuso i battenti in moltissimi negozi al dettaglio, di quelli classici, dei centri storici. Sono rimasti attivi solo i professionisti, c'è poco da fare, e chi ha saputo adeguarsi senza svendersi. Le persone pensano che i commercianti facciano i soldi, invece nel nostro lavoro ci vogliono tante ore, tanta passione, competenza, conoscenza, professionalità, cortesia e disponibilità, altrimenti, dice, si chiude. Da quando c'è la nascita, con regalo floreale per la mamma, al battesimo, la prima comunione, le nozze, gli anniversari, le feste di laurea, i compleanni e infine l'ultimo saluto, c'è sempre un fiore, dice Valentino. È un settore delicato che necessita di personale sensibile e disponibile. Il fiore è amato da tutti, ma deve essere venduto nel migliore dei modi, con la massima attenzione e competenza, fornendo ogni spiegazione e consiglio possibile. Regge bene anche il settore dei matrimoni, però va un po' al risparmio, c'è molto lavoro, dice, e tante le ore da impiegare, anche perché la tendenza in questi ultimi anni è quella di scegliere le dimore storiche per il gran giorno, quindi non vanno addobbati i ristoranti, ma interi parchi e ville, aspetto che richiede notevole impegno. A volte chi non ha denaro e sufficienza fa di centrotavola da 100 euro, ma anche quelli vanno curati in ogni dettaglio. E poi c'è il problema legato alla grande distribuzione. Negli ultimi anni, dice, il fiore compare nella grande distribuzione che spesso con maxi offerte vende piante sotto costo, senza neanche guardarci sopra, perché il ricavo arriva dalla vendita di altre cose, tra cui alimentari. Si tratta poi spesso di piante non di qualità. Credo sia il caso di tornare alla bottega del paese, dove c'è la garanzia, l'assistenza diretta e il consiglio di una persona capace. Così anche i nostri centri storici torneranno a prendere vita. Un evento per non dimenticare: Marco Tondate e tutte le vittime dell'attentato di Dakar avvenuto il 1° luglio scorso. Si terrà quindi domenica, nel giorno di compleanno proprio di marzo, a Palazzo Cecchini di Cordovato dalle ore 10.30 alle ore 19.30. L'iniziativa si intitola Uno di Noi e nasce dalla neocostituita associazione solidale Progetto Marco, che nell'occasione sarà ufficialmente presentata. Le finalità del sodalizio saranno l'organizzazione di iniziative in via prioritaria per il sostegno morale e materiale alla figlioletta e l'aiuto ai giovani meritevoli, con un fondo di solidarietà per la formazione professionale e l'inserimento lavorativo. E adesso andiamo a Gorizia, torna Gusti di Frontiera, vediamo. Presidente Bolzonello, a Gusti di Frontiera, oggi il sindaco Romoli ha ricordato l'importante ruolo suo nel far crescere questa manifestazione nella grande collaborazione della Regione. Più che mio è proprio l'insieme del lavoro fatto in questi 3 anni con l'amministrazione comunale di Gorizia, assieme a Promoturismo da una parte, ERSA dall'altra. Siamo riusciti a guardare oltre a quelle che era l'impostazione classica di questa manifestazione, che era già importante, molto importante di suo. Abbiamo voluto inserire un livello di qualità più elevato, nel senso che abbiamo cercato di far capire che all'interno di una manifestazione di popolo c'è la possibilità anche di educare, quindi di avere la capacità di leggere percorsi enogastronomici da una parte e dall'altra di dare possibilità a chi vuole avvalersene del godere di cibi, di vini che in questa regione sono straordinari. Ecco, quindi cibi di frontiera sicuramente da una parte, vini di frontiera dall'altra, perché ricordiamo che qui abbiamo il Casso da una parte, la Berda dall'altra, e abbiamo il Collio da una parte, la Berda dall'altra, insomma l'insieme di questo territorio che viene letto in questa manifestazione, una grande manifestazione che cresce di anno in anno e che dà grandi soddisfazioni. Presidente, la capacità della Regione di pianificare un grande evento in ogni capoluogo, questo è strategicamente importantissimo. Sì, questo è importante perché noi abbiamo i 4 capoluoghi che sono frutto di territori profondamente diversi gli uni dagli altri e nello stesso tempo quindi capaci anche di proporre al pubblico manifestazioni completamente diverse, ma che diventano a questo punto un tutt'uno come offerta turistica del Friuli Venezia Giulia nei confronti di chi vuole essere ospite di questa terra.
nella pianificazione regionale del turismo ogni grande evento nel capoluogo di provincia. Oggi a Gorizia, a Gusti di Frontiera, è stato ricordato il grande ruolo pianificatorio di sostegno della regione per questa manifestazione. Siamo alla 13ª edizione, però devo dire che il salto di qualità è stato notevole. Si tratta di un'edizione importante, con ospiti importanti, con tanti stand, anzi da quello che dice l'amministrazione comunale abbiamo raggiunto un record storico, ma soprattutto siamo riusciti a rendere questa iniziativa un'iniziativa di tutta la regione, di Gorizia in particolare, e soprattutto riusciamo a tirare fuori quella che è la vocazione naturale di Gorizia, cioè la Mitteleuropa, la possibilità di guardarsi come porta verso l'Oriente, verso l'Est, ma allo stesso tempo anche capace di creare quel ponte di cui abbiamo tanto bisogno, tanto più oggi. Lo facciamo con iniziative che parlano di cultura, che parlano di cultura del cibo, e che forse è il modo migliore davvero per stringere relazioni. Al termine dell'estate cominciano gli interventi di ripristino della pavimentazione. Parliamo di autostrada A4, lavori di manutenzione, quindi effettuati periodicamente, ma più impegnativi dopo i picchi del traffico estivo di che usura l'asfalto. Dopo i lavori in A23, ora è la svolta della corsia di decelerazione dello svincolo di San Giorgio di Nocaro, autostrada A4, che sarà chiuso dalle ore 23 di venerdì 23 alle ore 8 di sabato 24 settembre. I veicoli provenienti da Venezia e diretti verso Trieste non potranno quindi uscire al casello di San Giorgio di Nogaro. In alternativa potranno uscire a quello di Ladisana e percorrere la viabilità ordinaria. Sempre per lavori di asfaltatura, scambio di carreggiata nel tratto Portogruaro-Sanstino di Livenza in direzione Venezia dalle ore 23 di venerdì 23 alle ore 6 di lunedì 27 settembre. In questo arco di tempo verrà chiusa per circa 3 km la carreggiata in direzione Venezia. Il traffico scorrerà quindi in doppio senso di marcia solo sulla carreggiata in direzione Trieste. Bene, gentili telespettatori, con quest'ultima notizia termina il notiziario regionale del Friuli Venezia Giulia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni del notiziario.